Posso prendere la parola? Posso? No, perché se non posso io la parola non la prendo, la lascio lì, tanto cultura zero. Signori lavoratori, operai, compagni, signori, compagni, insomma io non lo so. Contadini, manuali, muratori, poliziotti, morti di fame, ragionieri, uccieri, autisti, braccianti, coti, misti. Ciao Lulu! Mi sembrate operai piccoli? Dov'è che ero? Dov'è che ero? Ah sì, il problema è uno solo. Non c'è nemmeno il tempo per fare i propri bisogni. Non c'è nemmeno il tempo libero. Perché se non è tempo libero è tempo occupato. Se uno non sta fuori, sta dentro. Non si lascia mal di testa, non si lascia mal di schiena. Tutte scuse. Sono 3 mesi che prendo la pillola per niente, sono stufa, capito? Cosa cerco le scuse? Cosa cerco le scuse io? Devi stare molto attenta con Lulu, molto attenta, anche se Lulu non è più quello sensi di 10 anni fa, perché adesso è stanco. Dov'è che? Ah sì, lo studente, lì fuori, ha detto che noi siamo come le macchine, capito? E io sono una macchina, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa! E adesso la pompa, e adesso la pompa si è rotta! No più! E non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso, non si aggiusta più. Saresti un padre, se cosa ci fai te per lui? Niente non ci fai, i soldi? Stai fermo, dai! Lasciami! Ma tu sei più padre a me o a tuo figlio Armandino? E così, da questo inferno, sempre senza attaccare, passiamo direttamente a quest'altro inferno, che è tale di stesso. Piove piscio da 2 giorni su tutta la Lombardia. 100 morti, 10 dispersi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Buona permanenza. Veramente sono io che devo andar via.